Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il telecameraman, il tizio che filma tutti i video di questo canale. E oggi ragazzi siamo su un video un po' particolare. Particolare e molto diverso dagli altri. Voi vi starete domandando perché? Perché oggi ragazzi voglio ringraziare un mio iscritto, un mio grande fan. Una persona, ragazzi, che si merita veramente tutto il mio amore e che gli voglio veramente tanto bene. Sto parlando di MarioGamer68. Ma lasciate che io vi spieghi questo youtuber chiamato MarioGamer68. MarioGamer68 è uno youtuber amatoriale che fa dei video su YouTube un po' particolari. Nel senso che un video lo fa in italiano, un video lo fa in inglese, eccetera. Poi io so che è un grande appassionato di Super Mario, notandolo da alcuni dei suoi video vecchi. E ora voi vi starete domandando, ma Gaetano, perché vuoi bene a MarioGamer68? Ebbene sì ragazzi, il motivo per cui io voglio bene a MarioGamer68... è perché lui, ragazzi, ha fatto la reaction di un mio video. Cioè, ma stiamo scherzando? Per la prima volta uno youtuber fa una reaction a un mio video. Poi spero che voi sappiate cosa sono le reaction, eh? Lo sapete cosa sono le reaction, vero? Bene. E oggi, ragazzi, in questo video l'andremo appunto a ringraziare a MarioGamer68 di questo gesto tanto carino che ha fatto per me. Che lo voglio bene. Allora, prima di tutto andiamo sul suo canale MarioGamer68. Che poi ragazzi, guardatelo in video, ha pure più iscritti di me. Ma vabbè. Ora andiamo sul video. Ed eccola qua la reaction. Che come potete vedere ha fatto la reaction all'ultimo episodio della serie Le creature del pianeta Rapto. Ma senza perderci in chiacchiere, partiamo col video. E bella a tutti ragazzi, sono MarioGamer68. Alziamo un po' la voce. Sono tornato con un altro video. Oggi Gaetano, il suo canale De Rosa, mi ha chiesto di fare la reazione al suo ultimo video. E in effetti sì ragazzi, in effetti io gli ho chiesto di fare la reaction al mio ultimo video. Per chi non lo sapesse, se Gaetano stai vedendo questo video, ho ricevuto il tuo commento. Grazie. Allora, aiutatelo anche a crescere, a Gaetano, il suo canale De Rosa, 207 iscritti. Ha ragione lui ragazzi, aiutatemi a far crescere il mio canale. Vi prego, sono povero. Canale e cliccate la campanellina. Vi mostro prima un po' che fa. Prima di tutto, oggi a parte fa video di dinosauri, fa dei filmini e My Insect. A parte che però My Insect è finito. Video a caso e fa anche Telecameraman recensione oggetti. Che inizierà la terza stagione a dicembre. Si dice cameraman, però vabbè. E lo so ragazzi, è vero. In effetti si dice cameraman, non telecameraman. In effetti ragazzi, questo è un errore che ho fatto quando ho aperto la serie Telecameraman recensione oggetti. Però sapete una cosa? Io di questo errore non è che mi pento tanto, perché Telecameraman è anche un bel nome. Video. Salve a tutti esseri umani del pianeta Terra. Ciao Dittilo. Sono Dittilo e sono cucciolo di Rettiliano. E benvenuti in un nuovo episodio di Le creature del pianeta Rapto. Episodio 4. Allora, sicuramente molti di voi conoscono un animale chiamato scoiattolo. Mm-hmm. E questo animale è noto perché vive sugli alberi. Mm-hmm. Fa rane sugli alberi e altre cose. Sì. Va pure nel letargo sugli alberi. Sì. Ecco, vi dico
vita c'è una specie rettiliana che vive sugli alberi. Davvero? E questa creatura vive nelle foreste. Ok. Non sapete di che cosa sto parlando? Non sapete di che cosa sto parlando? No. Ve lo faccio vedere subito. Ok. Oggi parleremo del Beast of the Trees. Subito. Il Beast of the Trees è una specie rettiliana del pianeta però, vabbè. Che vive. Grazie anche per avermi corretto, Mattias. No, ragazzi, perché non so se lo sapevate, ora vi rivelo un piccolo segreto. In realtà, il vero nome di Mario Gamer 68 è Mattias. E diciamo, cari ragazzi, che io e lui ci conosciamo tipo dagli scout, perché lui era venuto una volta agli scout. Però sapete, è passato talmente tanto tempo che non me lo ricordo. Ora che l'ho visto su YouTube, ora mi ricordo di lui. Ma vabbè. Il suo nome vuol dire bestia degli alberi. Bravo. Grazie, Mattias. Vabbè, e che ve lo dico a fare che vive sugli alberi. Ovviamente. Perché tanto se si chiama bestia degli alberi, che vi dico a fare che vive sugli alberi? Ha ragione. Ma vabbè. Ora, dovete sapere che a parte la specie rettiliana, passa pochissime volte, cioè stanno veramente poco a terra, perché loro preferiscono vivere sugli alberi. È ovvio, perché Dittilo praticamente non ha detto che loro preferiscono stare che loro preferiscono vivere sugli alberi perché hanno paura dei predatori. Ok? Poi questa specie rettiliana è carnivora. Mm-hmm. E ora vi starete domandando di nuovo: ma allora Dittilo, se allora è carnivora, come fa a cacciare delle prede? È semplice, ora ve lo spiego io. Queste creature, cioè questa specie rettiliana, si nutre di un'altra specie rettiliana però che vola. Che però non ve la voglio far vedere adesso, ma ve la voglio far vedere in un altro episodio. Ovvio. Ma vabbè. Poi, una volta che la preda... Ragazzi, però se sistemo così l'inquadratura non si vede, Dittilo. Ovvero che si poggia su un ecco. Albero di un albero. Zack, la prende. Zack, la prende e se la porta della sua tana per mangiarla. Ragazzi, io qui ho ripetuto due volte la scena perché... Non so perché, ragazzi, all'improvviso mi sono bloccato, cioè, perché all'improvviso in quel momento Dittilo si era bloccato e non sapeva più cosa dire. Per questo abbiamo fatto la scena due volte, ma vabbè. Io dovete sapere che ci ho messo veramente molto tempo per capire questa cosa. Ed è stato veramente molto stressante. E in effetti, ragazzi, Dittilo in questo periodo sta praticamente ripetendo, sta tipo... imparando a memoria tutte le creature del pianeta Rapto che abbiamo classificato in questa serie. E in effetti è vero, è stato veramente 24 ore su 24 a ripetere il Beast of the Trees. Povero Dittilo. Poi dovete sapere che questa specie rettiliana è tipo grande quanto un gatto. Lunga quanto un gatto, diciamo. Miau. E loro, praticamente come gli scoiattoli, fanno anche loro la tana negli alberi. Ovviamente, in effetti questo è vero, perché i Beast of Tetris fanno la tana sugli alberi anche per costruirsi la tana per i cuccioli. E per andare in letargo. Però sapete, ragazzi, Dittilo in questo video si è scordato di dire una cosa. Che il Beast of Tetris... non possiede dei peli, ma possiede delle piume. In effetti, il Beast of the Trees è l'unica specie di rettiliana del pianeta Rapto a possedere delle piume. Ok, bene. Comunque, esseri umani del pianeta Terra, l'episodio di oggi finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi a Gaetano sul canale di Rosa e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video. E mi raccomando, seguiteci anche su TikTok, che anche quello è importante. Ha ragione, ragazzi, seguiteci okay. Su TikTok. Comunque, mettete like se questo episodio vi è piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao! Allora, bel video.
Come ha detto Gaetano, lasciate like ai suoi e ai miei video e Ovviamente. iscrivetevi ai nostri canali. Ovviamente metterò il link anche di Gaetano nella descrizione. Grazie. Allora, quindi Gaetano, se stai guardando questo video, ti suggerirei di fare i video in orizzontale. E in effetti, Mattias, questo video lo sto facendo in orizzontale. Perché ho voluto ascoltare il tuo consiglio e quindi faccio il video in orizzontale. Ok, bene. Comunque, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi a Gaetano, il suo canale De Rosa, e a MarioGamer68, che gli voglio bene. E mi raccomando, seguiteci anche su TikTok, che è anche quello importante. Ok, bene. Comunque, noi ci vediamo a un prossimo video e un bacione, muah, da parte di Mattias. Mettete like al video se il video vi è piaciuto. E Matti, se stai guardando questo video, ti voglio bene, sei il mio migliore amico. Ciao!